Ma tu sei il classico tipo, devo dire, che veramente conquista, perché questi ragazzi ovviamente hanno un tipo di musica diverso di solito, non seguono tanto il filone napoletano, il filone tradizionale, eccetera. È il filone che gli propongono loro, che sono sempre queste cose, ciun ciun ciun, fanno loro. Bene, arrivata a pianista, al terzo giorno sei già a questi livelli. Questo vuol dire che il talento comunque lo riconosci sempre, qualunque sia il genere che uno fa. Ecco. Senti, una cosa, io quando ti ho conosciuto, sentivo sempre dire che tu avevi ballato vestita da prete. No, la cosa è un po' diversa, è molto comica perché sono stata invitata all'ambasciata italiana ad Algeri e ho fatto uno spettacolo con loro, soltanto che tra l'aereo e il passaggio di bagagli e cose così, il mio bagaglio non si è più trovato e invece mi hanno dato una borsa che era molto molto simile in cuoio come si usavano tantissimi anni fa ed era di un prete, per cui io arrivato lì in televisione avevo questo problema, ho aperto e ho visto che non avevo più niente di quello che mi occorreva. E allora ho cantato in tagliere, sono andato tutto bene perché ero partita con un tagliere blu che faceva anche molto sottile, va bene. Al momento di fare la sciantosa, perché lo spettacolo si chiamava Amore, Vesuvio e Mossa. Ecco, al momento di fare la mossa, e io non potevo uscire col tagliere, aveva sto bua che mi ero portata dietro, mi sono tolta il tagliere. Ho tenuto questa sottoveste che non era come quelle di adesso, sai che sono cortine, normali, di raso blu, con sto bua così, e facevo oh, 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 oh. Non tenevo il fatto del cappello. Col cappello del prete, ma uno che pulito! Col cappello del prete, ma l'unica cosa che non ho potuto usare. E poi è finita, che era un po', grazie. Ero un po' succinta, nel senso che volevo farmi un costume da sciantosa con questa sottana un po' così o sì. E sai, il pubblico lì non era proprio, diciamo, adesso, è successo un po' di anni fa, per cui ero un po' scollata, un po' di boa, il cappello del prete, così che comunque l'ambasciatore ha dovuto mandarmi a prendere con la polizia per portarmi alla Letti, che era dove il mio albergo, insomma, per salvarmi, perché poi mi volevano comprare con tanti cammelli, questo è successo un po' di tempo fa. Meno male che mi hanno comprato, abbiamo chiarito che ormai mandato sulla piede. Accomodati pure, allora, grazie mille. E adesso possiamo partire col nostro concorso delle voci nuove.